Salve a tutti, sono Matteo Macchioni. Oggi ci siamo trovati qua a casa d'Andrea, è il 12 luglio 2008 e siamo qui appunto per preparare i vari tipi di esche per affrontare il lago di Pusiano. Partiremo tra 8 giorni, saremo in 3, io, Andrea e Roberto, e speriamo di catturare qualcosa. Oggi appunto siamo qua con vari tipi di farine, perché appunto non sappiamo là al lago con cosa mangia il pesce. Quindi abbiamo davanti un beer food, una farina al pesce e speziato e un altro tipo di farina dolce. Il morale alto era da un anno che ci stavamo organizzando e dopo aver dato l'ok ai vari capi per le ferie siamo pronti per partire. Le esche ottenute fino adesso le useremo per la pasturazione, quindi sono state create con farine di grana molto grossa, con in mezzo mini pellet, in modo che a contatto con l'acqua si sciolgano, creando una fonte di cibo per le carpe, ma solo una zona d'attrazione. Ora andremo a fare delle boile al pesce, però da innesco, quindi la grana si diminuisce, diventa molto fine. Integreremo alla farina degli attrattori, dei dolcificanti e anche un tocco d'aroma per cercare di attirare le carpe nella nostra zona il più velocemente possibile. La parte liquida è stata ottenuta miscelando assieme alle uova del Monster Crab, un aroma molto intenso diluito in alcol che grazie alla sua volatilità in acqua è un immediato richiamo per le carpe. Infine abbiamo aggiunto poi l'attirante naturale e un composto aminoacidico per bilanciare la struttura nutritiva della boiles. Una volta miscelate le uova ai vari additivi illustrati in precedenza, andiamo ad aggiungere a quest'ultima la parte in polvere, composta dalle varie farine. Non l'aggiungiamo mai tutta, in modo da creare un composto omogeneo, non troppo colloso ma neanche troppo duro, anche perché dopo si farebbe più fatica a creare il salsicciotto che andrà poi nella rulliera per creare le nostre palline. Abbiamo così creato le pop-up aggiungendo al classico mix di base un mix pop-up più leggero e che quindi permette a queste boilers di farle galleggiare. Ne abbiamo fatte di diverse forme, più piccole e più grandi, in base alle necessità che potremo incontrare là. Oltre alle boilers abbiamo cotto vari tipi di granaglie, una miscela composta da dei chicchi di mais, delle tiger nut, dei ceci, dei fagioli, semi d'arachidi, e abbiamo dovuto escludere la canapa perché secondo noi è andata fuori tempo massimo, ha fermentato troppo e quindi puzzava, e quindi abbiamo optato per non metterla, per non rischiare di compromettere tutto il lavoro. Adesso andrò ad aggiungere del CSL, che è il liquore derivato dalla fermentazione del mais, e cercheremo di creare uno strato sopra che logicamente dopo affonderà e andrà anche negli strati sotto, e questo farà un po' di conservante, dato che partiremo la settimana prossima è meglio tenercelo integro. Del miele per insaporire un po' il tutto. Ricordo che le granaglie sono state a bagno 5 giorni nell'acqua. Il miele che
ho preso il mille fiori per addolcirlo. Precedentemente a bagno ho aggiunto del fruttosio, quindi è uno zucchero molto potente e che comunque sa, ha delle proteine, delle caratteristiche della frutta da cui è ricavato, un po' di melassa per finire il tutto e poi niente, li chiuderemo con dei coperchi e li terremo in un angolo fino alla partenza. Salve a tutti, ormai la giornata è finita, abbiamo pesato le boile sfatte, sono 10,2 kg, abbiamo calcolato più o meno di aver fatto oltre 2000 boiles e niente, ringraziamo Roby che si è venuto a dare una mano, si è stanchi, molto stanchi, però speriamo ne sia valsa la pena. Noi avevamo calcolato di fare 7,5 kg di boiles, ne sono venuti fuori in eccesso, però meglio tanto che meglio tornare con qualche boiles in più che rimanere là senza niente. Ci vediamo lunedì mattina per la partenza.